Nulla è cambiato, in 5 anni i politici non hanno voluto modificare la legge elettorale e adesso siamo di nuovo qui con le liste in mano ai partiti. Beppe Grillo continua la sua campagna elettorale sul web e ritira fuori il vecchio video dell'audizione alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, quando nel 2007 presentò le 350.000 firme per la legge di iniziativa popolare Parlamento Pulito. Camere senza condannati in via definitiva, tetto massimo di 2 legislature, elezione diretta del candidato, questo chiedevano i firmatari, ma quella proposta non è mai stata portata in discussione al Senato. Napolitano, dove sei stato in questi lunghi anni? Chiede ironicamente il comico genovese, prima di constatare che quelle firme ormai non valgono più nulla. Dopo 2 legislature, le leggi di iniziativa popolare decadono automaticamente se non arrivano ad approvazione. Perché tutti i partiti, secondo Grillo, hanno goduto i frutti di quel porcellum che dichiaravano di voler cambiare. E poi l'affondo su Mario Monti, si è aggiunto ai vecchi baroni, scrive sul blog, e sceglierà lui medesimo i candidati con le sue mani lorde di spread. La conclusione è ancora nello stile del comico, la democrazia in questo paese è nata morta, ci vediamo in Parlamento e sarà un piacere. A parlare anche il guru dei 5 Stelle, Roberto Casaleggio, uno abituato a stare nell'ombra, che esce ora allo scoperto con un'intervista al britannico Guardian. Casaleggio attribuisce i meriti della crescita del movimento all'uso del web, di cui Grillo ha capito la forza e sfruttato i vantaggi prima degli altri, fornendo un'informazione alternativa tanto da poter puntare ora a una democrazia diretta che vedrà l'eliminazione di tutte le barriere fra cittadino e Stato. E poi il paragone che ha fatto più discutere è come Gesù Cristo e gli Apostoli, afferma il cofondatore. Anche il suo messaggio diventò virale.